Possiamo tracciare un bilancio delle operazioni intanto com'è la situazione stamattina? Allora, questa mattina ci restano da spegnere dei focolai che sono ancora accesi all'esterno e l'incendio della copertura che, che è ventilata e quindi comporterà un po' di impegno e un po' di tempo per la completa estinzione. Ci sono le prime ipotesi sulle cause di questo rogo, comandante? Allora, ancora non ci sono perché ovviamente noi dobbiamo prima spegnere, dopodiché poi ci concentreremo assieme agli altri organi di polizia, agli organi di polizia ci concentreremo sulle cause di questo incendio. La fabbrica era dotata comunque di strumenti per la prevenzione, la messa in sicurezza per il pronto intervento e soccorso? La fabbrica sì, insomma, è dotata di apprestamenti antincendio, sì. Sono stati utilizzati? Sono stati utilizzati e li stiamo utilizzando anche adesso. Sono stati i dipendenti della fabbrica per primi a cercare di spegnere l'incendio? Allora, io chiaramente non ero presente sul posto, per cui non posso riferire per informazione diretta. Ma vi siete fatti già un'idea? Il rogo pare si è sviluppato dall'esterno, su quali possano essere state le cause, almeno così approssimativamente? Ripeto che insomma delle cause ancora non abbiamo ragionato perché siamo ancora impegnati con le nostre squadre sulle operazioni di estinzione. Dopodiché ragioneremo sulle cause a bocce più ferme. Avete dovuto fronteggiare questo incendio davvero colossale, c'era materiale infiammabile di che tipo? Si parla di plastica, di legno, qualcuno addirittura sospetta anche la presenza di metalli, di piombo per esempio. Allora, quello che a me risulta dalla documentazione che ho, insomma dalle prime informazioni che ho, poi chiaramente dovremo approfondire in maniera precisa. Essenzialmente si tratta di plastica e di legname, dei pellet che sostengono gli accatastamenti di semilavorati in plastica, questo fondamentalmente. Quali sono le difficoltà che avete dovuto affrontare ieri in questa operazione di spegnimento? Ci sono volute tante ore e tanti uomini in campo che hanno rischiato anche la propria incolumità. Assolutamente sì, l'incendio, l'avete visto tutti, era di dimensioni notevoli e quindi insomma abbiamo rischiato un pochettino per poterlo fronteggiare e adesso insomma si tratta di affrontare i focolai rimanenti con un po' di pazienza perché sono presenti in zone recondite dello stabilimento e quindi per poterli spegnere è necessario avvicinarsi con l'acqua, se non vediamo il fuoco non riusciamo a spegnere, quindi ci vuole un po' di pazienza. L'incendio che però si è propagato in pochi secondi, in pochi minuti. Beh, il vento ha contribuito a farlo propagare, poi insomma chiaramente c'erano degli accatastamenti significativi all'esterno e anche questo ha favorito.